Volete sapere quale sia una soluzione efficace per contribuire a sanare i mali provocati dall'inquinamento? Piantare alberi. Seguite la giornata Habitat numero 21 e capirete perché. Piantare alberi, una soluzione per contribuire alla salute del pianeta. Ne è convinto il nostro ospite, il professor Francesco Ferrini, docente di arboricoltura generale e coltivazioni arboree all'Università di Firenze, autore del libro La resistenza verde. Professor Ferrini, e dunque per salvare il pianeta lei dice cominciamo con lo sporcarci letteralmente le mani di terra, piantiamo alberi, ci spieghi. Diciamo che il mio punto di vista è che non solo abbiamo bisogno degli alberi, ma che se noi esistiamo su questo pianeta è solo grazie a loro, e quel che è certo è che dobbiamo fare in modo da aumentare il loro numero su questo pianeta. Non hanno molto senso i proclami sui miliardi di alberi, miliardi di esemplari che saranno piantati nel giro di qualche anno, perché queste sono esternazioni che a volte possono ingenerare addirittura un effetto boomerang. Quello che è importante è che potremo ottenere qualche risultato se tutti insieme cerchiamo in qualche modo non di portare avanti utopistiche proposte di politici e politicanti che nella pratica non sanno molto di arboricoltura, ma che purtroppo non si sono mai sporcati le mani di terra. Quali alberi scegliere? Dove sistemarli? Come procedere? Diciamo che il nostro quotidiano è cambiato, l'aumento delle temperature, la siccità sempre più grave, l'incremento degli eventi estremi sono sotto gli occhi di tutti. E se il clima, diciamo, è mutato, e indubbiamente lo è, dovremo tener conto di questo nella scelta delle specie arboree per gli impianti futuri, ricordando appunto che abbiamo anche un altro nemico da affrontare, che è l'inquinamento. Allora, quali sono i fattori che dovremo tenere presente nei futuri impianti? Sicuramente uno è la velocità di crescita, questo può essere un pregio o anche un difetto, cioè alberi che crescono molto velocemente possono poi non essere molto longevi, allora andrebbero utilizzati solo ad esempio quando c'è una condivisione trasversale delle regole di quella che possiamo definire la buona arboricoltura, in modo che queste regole consentano di rimpiazzarli una volta giunti al termine del loro ciclo vitale, senza attendere che purtroppo diventino più un costo ambientale che non una risorsa ambientale, senza appunto oltretutto che questo scateni campagne in loro difesa senza se e senza ma. Si sente spesso dire che quel filare bellissimo di pioppi deve essere salvato a tutti i costi. Magari in certi casi è anche vero, non è indubbiamente, però spesso questi pioppi sono alberi che ormai non sono più in grado di fornire dei benefici almeno pari al loro costo ambientale, economico e anche sociale, perché poi generano anche dei pericoli, e quindi dobbiamo intervenire per mantenerli. Questa non è una scelta ecologica, è strategicamente sostenibile a mio modo di vedere. Una resistenza botanica dunque per agire secondo regole ecologiche, ma anche sostenibili? Senza dubbio, a parte appunto la resistenza botanica, resistenza verde, chiamiamola così, il verde è la tinta della speranza, no? È da sempre stato associato alla natura, e nella natura vivono gli animali, ovviamente ci sono tutta una serie di vantaggi che noi conosciamo. Per esempio, appunto, quella che lei appunto ha chiamato resistenza botanica potrebbe anche aiutarci a produrre maggiormente ossigeno, depurare l'aria, proteggere il suolo. Questa è una cosa importantissima che spesso non consideriamo, potrebbero proteggerci dall'eccessivo riscaldamento, e questo lo facciamo grazie alla vegetazione, in particolar modo grazie agli alberi. Questi esseri che ci aiutano in silenzio, sono sessili, cioè non si muovono, però in realtà un pochino si muovono, anche se non si muovono come siamo abituati a pensare noi al movimento, no? Si muovono a velocità non percepibili dall'essere umano, addirittura comunicano tra di loro in modi totalmente diversi dai nostri, con stimoli chimici, con stimoli ormonali, con stimoli anche elettrici. Quindi questa risorsa è fondamentale per la nostra vita, non solo appunto perché produce l'ossigeno del quale abbiamo bisogno, dal quale dipendiamo, ma anche per tutta un'altra serie di benefici altrettanto importanti.